si mette tra palla e avversario. Recupera bene con questa scivolata. Ha provato a piazzarla. Non l'ha colpita come sperava, Pier. Ne è uscita fuori una conclusione che non ha creato problemi al portiere. Controlla il possesso del pallone. Jay. Lancio morbido verso il compagno. Era un gran tocco verticale, ma è tutto fermo per fuori gioco. Doveva attendere invece di correre subito in avanti. Comunque, brava la difesa a salire, Pier. Può avanzare lungo l'out. Tiro respinto, ma la palla è ancora in gioco. Pulisce la tre quarti evitando guai peggiori. Ha spazio davanti a sé. Si immola su questo tiro. Occasione da sfruttare. Ha cestinato il pallone del possibile più due. Sa di averla combinata grossa. Avrebbero potuto gestire meglio la partita con due gol di vantaggio. Recuperano bene nella tre quarti avversaria. Possesso regalato. Balotelli. C'è un'ottima rete di passaggi. Scocca la conclusione. Ci ha messo il corpo e allontanato. Recupera palla e può impostare. Supera il difensore. La mette nel mezzo. Libera l'area qui. Prova con questo filtrante, può nascere qualcosa. Hanno il pallone che può valere la parità, attenzione! C'è la respinta del portiere, si gioca. Conclusione di potenza che finisce la sua corsa sul legno. Questo è quello che succede quando metti tanta forza senza pensare troppo alla precisione. Messi. Wagner. Cercano di rendersi minacciosi nell'area avversaria. Intervento efficace, possesso recuperato. C'è l'errore, palla regalata. Che spettacolo di giocata! C'è spazio sulla fascia. Il tocco dentro. Se la cavano. Balotelli. Occhio al tocco preciso per servire il compagno. Non riesce a spazzarla via. Bravo il portiere a dire di no. Passaggio da dimenticare. Palla regalata agli avversari. Mitra. Fagan. Ha letto molto bene questa situazione. Pallone che esce, sarà calcio d'angolo. Trasse in area, gioco fermo, posizione irregolare, era una palla gol importante questa. La protegge con il corpo. Giocata di qualità per intercettare il pallone. Ancora poco da giocare prima dell'intervallo, risultato ancora in bilico, ma la formazione ospite ha fatto qualcosa di più e non a caso è avanti nel punteggio. Partita che sfugge ad ogni pronostico, Pier, e il risultato è lì in bilico. Un solo gol di vantaggio al giorno d'oggi non dà proprio alcuna certezza. Per vincere può andare nello specchio,
e c'è un gol pazzesco al volo. Conclusione al volo che merita di essere vista e rivista, perché ha avuto la palla buona e non ci ha pensato due volte. Siamo di nuovo in parità grazie al gol dell'1-1. Recupera la palla grazie a questa scivolata. Ha intuito bene qui la situazione. C'è il cross nel mezzo. Occasione che sfuma perché c'è la bandierina alzata. Continua ad avanzare. Attenzione perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio. E c'è il gol che può dare loro la salvezza già oggi in anticipo. Sono stati bravissimi a trovare questo gol prezioso. Bravissimi. Non è finita però. Devono continuare a spingere per provare a chiuderla. Meglio non rischiare. La regia ci manda il replay del gol. Palla che si è infilata all'altezza del primo palo. Da rivedere il posizionamento del portiere, ovviamente. E non ha coperto bene, eh? No, no. Squadra a riposo qui all'Academy Stadium dopo la prima frazione. Palla che ricomincia a viaggiare per la ripresa con l'Atletico avanti nel punteggio. Riconquista un pallone importante. Ha spazio per andare. Perde palla qui l'Atletico. Si avvicina all'area. Hanno mantenuto il sangue freddo, hanno recuperato bene il pallone. Recupera palla intercettando il passaggio. Prova a venire avanti. Intervento in scivolata perfetto. Palla importante, tentativo bloccato senza problemi dal portiere. Va in porta, portiere protagonista, grande intervento in tuffo. Corner battuto in mezzo, portiere può respingere, pallone che resta lì. Palla recuperata senza problemi dal portiere, ma comunque sottolineato l'ottimo intervento di prima. Ha salvato letteralmente il risultato e si prende giustamente i complimenti dello stadio. L'arbitro ferma tutto, posizione di fuorigioco. Jay lascia partire il traversone. Pericolo scappato. Buon tackle, ha concesso la touche, la rimessa con le mani. Esagera qui e regala la rimessa. Mitra. Falcone. Tackle preciso, attacco che si interrompe.
Pallone recuperato. Messi. Jaskelein. Dennis. Continua il tiki-taka alla ricerca del momento giusto. Possono partire in contropiede, attenzione. Occhio alla ripartenza pericolosa. Qui non si è lasciato sorprendere il portiere, intervento piuttosto agevole. Vedendo partire la palla ha avuto poi tutto il tempo per tuffarsi. Hanno una buona occasione su calcio d'angolo per pareggiare. I tifosi spingono, si fanno sentire, avvertono il profumo di gol nell'aria. Guadagna metri. Si oppone alla conclusione. Campo sulla fascia. Prova la conclusione. Buona conclusione che però finisce di poco fuori. Questo è l'atteggiamento giusto quando si cerca il pareggio. Devono spingere per trovare una crepa nella difesa avversaria. Palla persa. A metri a disposizione. Attenzione, ancora pericolo. Il portiere dice di no. Prova in porta. Pallone respinto. Fischia l'arbitro ed è dunque fuori gioco. Stavolta la tattica di giocare in linea con i difensori non ha pagato, Pier. Quando ho capito di essere oltre la linea avversaria era tardi. Ancora un quarto d'ora da giocare. Errore e pallone riconsegnato. Ultimi minuti di sofferenza per gli ospiti, per loro sarebbe veramente una beffa vedersi sfuggire la vittoria a questo punto. È il momento di serrare le fila per difendere questo vantaggio fino alla fine, Pier. Finora hanno concesso poco alla squadra avversaria. Può far gol da lì! Sta per farne un altro, ma il portiere ha detto di no. Lui si è lasciato sorprendere negandogli la gioia del gol. Avrà modo di rifarsi, non deve abbattersi. Si oppone con sicurezza qui il portiere. Sarà nuovamente calcio d'angolo. Buona la lettura del difensore su un brutto passaggio. Risultato che fin qui premia i loro sforzi. Al momento sarebbero salvi, ma devono ovviamente tenere alta la concentrazione. Minuti che sembreranno interminabili, immagino che non vedo. Grande intervento del portiere che salva porta e risultato. È merito suo, se sono ancora in partita. Un gol adesso di fatto avrebbe già chiuso i giochi. Colpo di testa, grande intervento del portiere. Minuto 85, stanno amministrando il vantaggio, ma ovviamente la partita è ancora aperta. Si fa vedere in avanti. Attenzione, c'è il pallone giusto per chiuderla. Conclusione murata, pericolo sventato. Manca poco alla fine, cercano il gol per mettere la partita in cassaforte su questo calcio d'angolo. Tempo stringe, i tifosi si fanno sentire, chiedono un ultimo sforzo per provare a raddrizzare il risultato. Saranno due i minuti di recupero, come indica chiaramente il quarto uomo. Lancia a scavalcare la difesa. Si alza la bandierina, tutto fermo, era una buona idea. Peccato, Pier, stava andando in porta, ha avuto troppa fretta. In questi casi bisognerebbe temporeggiare quel tanto che basta per non finire oltre l'ultimo difensore. Opta per la soluzione sul primo palo. Non riescono a spazzarla, non è finita. Gara che finisce qui, escono dal campo con i tre punti, non hanno mai smesso di crederci e alla fine è arrivata questa salvezza fondamentale. A loro vanno i miei complimenti, bravi a raggiungere il traguardo in anticipo e ora possono rilassarsi e pensare alla prossima stagione.